ma quando torno a Padova Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mi ha incantato, ma una spina amico sempre in cuore. Oh Jack, guarda che bella giornata oggi per la nostra quarta puntata di Padova nel cuore. Ci troviamo in via Belle Parti. Sì, è una via del centro storico e qui vicino abbiamo il Teatro Verdi. Sì. E qua Piazza Insurrezione, e oggi verrà a parlare con noi un ex giocatore, un ragazzo molto giovane che però ha comunque giocato 8 anni qui a Padova, però, e ha deciso di fermarsi qui in città ad abitare. Strano, quasi tutti gli ex giocatori o giocatori del Padova si sono fermati qua a vivere. Si vede che la città piace. Direi proprio di sì. E andiamo a incontrarlo qui al ristorante Belle Parti, che tra l'altro è un ristorante che l'altro giorno ha compiuto 18 anni. Ah. E andiamo a vedere chi è? Assolutamente sì, andiamo. Okay. Ciao Trevor. Ciao Jack. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Come sai, in questa trasmissione guardiamo un po' le magliette anche per raccontare un po' la storia dei giocatori del Padova. E qui vedo la prima maglia che hai indossato, diciamo non è la prima bianca, però sì. Quando sei arrivato a Padova. E com'è stato il tuo primo arrivo a Padova? Ti sei trovato subito a casa? E, non so, qualche ricordo della no, prima volta? No, mi ricordo molto bene perché era stata un'estate un po' travagliata, nel senso che fino all'ultimo sembrava che dovesse andare da un'altra parte, poi invece con il mio ex procuratore Giorgio Zamoner e siamo venuti a parlare con Ivone De Franceschi e Sottovia, Gianluca Sottovia, e abbiamo trovato l'accordo e poi io... Dopo avrei voluto avvicinarmi un po' a casa, che io sono friulano, e ho trovato l'accordo, ero contentissimo anche perché era una piazza dove avevo appena vinto il campionato, quindi c'era tantissimo entusiasmo e quindi ero strafelice di poter venire a Padova. E poi ci sei rimasto per un bel po'. E poi ci sono rimasto per un bel po' di anni, è diventata la mia casa, mia famiglia è nata qui a Padova, quindi... contentissimo della scelta che ho fatto. Certo. Dicevi, quell'anno lì il Padova era salito, l'altro giorno abbiamo intervistato Sabattini, Carlo, sì. E lui diceva che mai si sarebbe aspettato che l'anno dopo, insomma, di finire la stagione ai play-out. E avevate incominciato molto bene, tra l'altro. Sì, diciamo che le aspettative iniziali erano totalmente diverse, eravamo partiti molto bene all'inizio, e anche perché era stata costruita una buona squadra, erano stati presi tutti i giocatori di categoria, perché adesso mi ricordo è arrivato Vincenzo Italiano, Federico Agliardi, Francesco Renzetti, tutta gente che era già di categoria con svariati anni, e poi trovavamo un gruppo che aveva vinto un campionato, quindi nel senso sì, certo, ben collaudato. Eravamo partiti bene, poi ci siamo un po' persi durante il tragitto e fortunatamente siamo stati bravi e fortunati nel salvarci, perché poi le esperienze future abbiamo capito che vincere il campionato e retrocedere non è mai bello, e quell'anno lì siamo stati bravi nel salvarci. E per i collezionisti, insomma, per chi è appassionato delle maglie, questa comunque rappresenta una delle maglie più belle, perché comunque è la stessa colorazione dell'anno prima, quindi quando il Padova... Sì, questa era... diciamo la maglia, l'unica gioia che ci ha dato questa maglia quell'anno, perché è stata l'anno e la maglietta che ci siamo salvati a Trieste proprio. Esatto, nella finale di ritorno. Però come ti dicevi te, comunque la soddisfazione di riuscire a rimanere... Assolutamente, perché... ci ha permesso di rimanere, di mantenere la categoria, che poi lì per 5 anni, 6 anni siamo... E questa è proprio la maglia di... Questa è stata proprio la maglia della partita, sì. Esatto. Che mi ricordo che a fine partita poi eravamo andati tutti con il pullman, tornati tutti vestiti. Questa è quella proprio della partita. Eravamo tornati con le altre che poi sono andati a festeggiare la salvezza, quindi... Buona la prima, diciamo. Buona la prima. Allora Trevor, a proposito dei tuoi ex compagni di squadra, parlando di Vincenzo Italiano, avresti mai pensato che avrebbe fatto la carriera... L'allenatore? Sì, esatto. Allora, Vincenzo è sempre stato un allenatore anche in campo. È veramente un rompiscatole, ma nel senso positivo, perché
pretendeva sempre il massimo sia durante gli allenamenti che il giorno della partita. E Vincenzo, come ho sempre detto anche ad altri compagni, uno deve avere la fortuna di trovarlo negli anni giusti, nel senso che Vincenzo, secondo me, come compagno di squadra, come altri ragazzi che ho incontrato nella mia carriera, se uno li riesce a vivere e a conoscere nel periodo tuo giusto, ti possono dare tanto. Perché lui è venuto qui che era, la sua carriera l'aveva già fatta, perché lui aveva già giocato in Serie A, aveva già giocato in Serie B, quindi il suo percorso era già bello che definito. E trovare un giocatore del genere, e non a fine carriera perché poi ha fatto 3 anni qua, però con quell'esperienza, con tutti quei consigli che poteva dare, io per primo in quegli anni avevo un'altra testa e quindi tanti consigli li ascoltavi, non li ricepivi. Sì. E quello è stato un dispiacere perché con gli anni poi ho capito tante cose. Però Vincenzo è stato per noi, era il capitano quell'anno e sicuramente era un esempio che ci ha aiutato anche poi nel mantenere la categoria. Certo. Passiamo all'anno dopo, quindi dopo la salvezza acciuffata all'ultimo. E arriva questa maglia qui. E quel campionato lì è completamente diverso, diciamo, comunque. E anche che ricordi hai di quel campionato e che ricordi hai di quella cavalcata? Questa maglietta è tipo gioie, dolori, perché eravamo partiti con ben altre aspettative, nel senso che era stata fatta veramente una bella squadra, una squadra forte, perché quell'anno lì erano stati presi, era giovane, però era già promettente Stefano El Shaarawy, era stato preso Di Gennaro, Davide Succi, vantaggiato, è arrivato l'anno prima, gennaio, no, è arrivato quell'anno, erano tutti giocatori forti di categoria per fare, diciamo, un campionato importante. Eravamo partiti, come sempre, discretamente, con Calori in panchina. Sì. Poi purtroppo, come spesso accade nella mia esperienza a Padova, io quando ho giocato, noi avevamo il mese di dicembre che era maledetto. Cioè era una cosa impressionante. Il mese di dicembre è stato un mese beep, perché non riuscivamo mai a dare continuità al mese precedente. Dolori perché a malincuore il mister Calori a gennaio gennaio-febbraio è stato esonerato e lì hanno fatto la brillante scelta di prendere dal canto, grandissimo Lino, che lì è iniziata la nostra cavalcata. Insperata, era proprio... nessuno avrebbe mai pensato che potessimo fare quella serie di risultati. Io ricordo una partita che secondo me è stata una delle più belle che ho visto a Lugano, che è Padova-Livorno, di quel campionato lì, che era da Cardiopalma. Quella è stata veramente da Cardiopalma. Ma tante quell'anno lì, perché tante partite sono, le abbiamo vinte all'ultimo. Quella lì è stata proprio... E lì mi sembra che l'italiano abbia segnato il rigore decisivo, comunque ha segnato... Sì. Il rigore a tempo, cioè 90esimo inoltrato. Esatto. E poi è stata, da febbraio in poi, mi ricordo poi, sono state fatte delle cessioni, c'è stato purtroppo l'infortunio a Davide Succi, che fino a lì aveva fatto, se non erro, 16 partite, 15 gol, una roba del genere, quindi per noi era fondamentale. A gennaio poi avevamo preso Matteo Ardemagni, che mi ricordo che quell'anno per noi è stato fondamentale, nonostante abbia fatto solo 2 gol a Pescara in una partita e basta. Okay. Poi per il resto però ci ha dato una mano lui, poi c'era Marcos da Silva De Paola e veramente è stato da un febbraio, marzo, aprile, maggio meraviglioso. E poi è sbocciato anche El Shaarawy. Poi è sbocciato Stefan e poi ci sono stati i playoff, tutto bello, bellissimo, poi mi ricordo quell'anno presi proprio dall'enfasi e tutto, eravamo entrati in un circolo di scaramanzie, che adesso possiamo dire, tanto sono passati tanti anni, che erano, mi vergogno quasi a dirlo. Allora, Matteo Ardemagni aveva una maglietta, che mi ricordo, sotto maglia,
quindi che ce la mettavamo quando andavamo in ritiro, che non se l'è lavata da febbraio fino a Novara. Molto bene. Per farti capire. Poi mi ricordo che noi avevamo una scaramanzia, eravamo in 5-6, che andavamo a mangiare in un ristorante a Mestre. Ok. E prendevamo sempre le stesse cose, stesso tavolo, stesso orario, tutto nello stesso ordine. Solo che quell'anno lì si capitava spesso che si giocava anche il turno infrasettimanale, ma più di una volta, e anche i playoff. E quindi succedeva che tu giocavi il mercoledì, poi giocavi il sabato, quindi noi lunedì lì, il giovedì lì, il lunedì ritornavi e a volte mi ricordo... Ma quello del ristorante era contento comunque? Sì, diciamo che non era proprio un ristorante, era più... mangiavi roba un po' più... Chiaro, pesantina, sì, mettiamola quindi così, ok. Era, un po' andavamo, lo ricordo perché lui ci guardava, come siete matti, ci dice, però è la verità, noi ordinavamo e non mangiavamo. Cioè non solo per la scamera, ordinavamo e tutto. Sì, sì, ma ci sono molte di queste cose, quando va bene una cosa... No, ma purtroppo non è finita perché... Io diciamo ero uno di quelli proprio malati, sì, perché va, cioè, finché va, cioè, sei matto. Cosa è successo? Che la partita d'andata contro il Novara, tutto perfetto. Il ritorno, noi andiamo in questo posto ed era chiuso. Porca. Cioè, io chiamo subito il proprietario e ho detto, no, cioè, per favore aprici. Cioè, non c'è, cioè, l'ultima facciamo, partita. Non è un problema nulla, apri. Fa, ragazzi, non posso. Dato che questa è una catena di ristoranti, c'era anche ad Aviano, vicino a casa mia a Pordenone. Allora io senza problemi ho detto andiamo ad Aviano. Solo che gli altri non mi hanno appoggiato perché onestamente era, sì, era un'ora e tre quarti, sì, di macchina. Ho detto, ragazzi, ma cosa state dicendo? Cioè, quasi in mano a Serie A, io vado anche a Roma a mangiare. No, abbiamo trovato una cosa similare, però poi, quindi io do la colpa a quello. A quello, non sono andato in Serie A. Ok, quindi è questo il motivo per questo il quale motivo non siamo andati in Serie A. Non c'entra nulla il campo, ma è perché non siamo andati in questo ristorante. Ma supponiamo che foste andati in Serie A, che sì, cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe successo? Che si regalava una gioia veramente, penso, indescrivibile a tutti, alla città, tifosi, società, noi, anche perché la maggior parte di noi non l'aveva mai fatta. Non l'ha neanche mai fatta in seguito, quindi era a livello professionale sicuramente era un traguardo, un sogno che tutti hanno fin da chi inizia a giocare a calcio, quindi. E poi sicuramente mai dire mai, però anche a livello societario penso che poteva essere sicuramente un cambio, perché la Serie A ha tutti dei vantaggi, porta un sacco di agevolazioni per, certo, tutti, alla città, quindi se fossimo andati, secondo me saremmo anche rimasti. Saremmo anche rimasti, perché poi Cestaro era abbastanza carico in quel periodo, quindi penso che avrebbe fatto le cose, non dico in grande, però per già le ha sempre fatte in grande, sia in Lega Pro, in Serie C di una volta, e in Serie B. Non oso immaginare se fossimo andati in Serie A cosa poteva immaginare di fare, quello sì. Sì, quello purtroppo è stato il più grosso rammarico da parte nostra in quegli anni, perché era forse nell'anno meno programmato, nel senso che era partito bene, poi quando c'è un cambio allenatore, poi il direttore ha avuto l'idea di portare l'allenatore della primavera, che non aveva mai allenato in prima squadra. È stato tutto un insieme di cose che si sono amalgamate bene. Noi onestamente avevamo un grandissimo gruppo, ma veramente bello, e quello poi si è visto. Peccato che poi non è andato come secondo me era, cioè ce lo meritavamo, perché sono successe tante cose quell'anno che ci siamo sempre, nel bene e nel male, ci siamo sempre schierati da parte, prima anche di Alessandro Calori, che per noi era un punto di riferimento, però purtroppo nel calcio quando i risultati non vanno il primo a pagare è l'allenatore, e noi eravamo veramente dispiaciuti perché si era creato veramente un bel rapporto.
E poi è successo a febbraio il cambio di Alcanto e mi è stata una cavalcata bellissima. Ah, anche un po' inaspettata. No, inaspettata, anche perché tu sei reduce da un esonero. Mi ricordo avevamo fatto una partita ignobile a Cittadella. Perdi. E, ribaltone in panchina, promosso il mister della primavera e detto, boh, vediamo. E invece bene. Quindi sempre per ritrovare la maglia dolce amaro. Sì. Bellissima, ma maglia maledetta perché. Per poco, dai. Per poco, però. È per quella cavolo di cena che ci ha fregato la Serie A. E l'anno subito dopo, l'anno dopo, è questa maglia qui. Questa, tra l'altro, è strappata. Raccontami un po' la storia di. Sembra quella di Hulk. Sì, no, questa qui adesso non mi ricordo se è stata strappata nell'esultanza oppure prima. Comunque, questa qua è la maglia di un anno maledetto, ancora di più di quello di prima. Però. Questo non si può, è un'altra parola, ma non si può dire. No, questa qua è la maglietta che ho fatto gol. Mi sembra che fosse la terza di campionato, Padova Bari. Ok. Padova Bari. Che dire? Allora, quest'anno penso, cioè quell'anno lì, penso sia stato l'anno dove era stata fatta una squadra veramente impressionante. Forte in tutti i reparti, completa, cioè, impressionante veramente. Era anche arrivato Milanetto, se non mi sbaglio. Sì, quell'anno lì è proprio, vabbè, è arrivato Daniele Caccia. E poi erano arrivati Omar Milanetto, Michele Marcolini, e era arrivato Jonas Portin, e Mattia Perin, Pellizzoli, Crespo. E sì, una gran squadra. Poi c'era Mattia Scuffa, c'era Andrea Bovo, e Renzetti legati, poi c'ero io, e tanti ragazzi che avevamo già iniziato un percorso, Andrea Cano, insomma dimentico, ma ammazza Andrea. E quindi nulla, quello era veramente un anno dove anche tra di noi, diciamo, andiamo quest'anno in Serie A. Cioè, l'anno scorso siamo arrivati a tanto così. Così quest'anno, quindi non dico dove andare ai primi diretti, però disastro. Allora, lì, quell'anno lì, fino a novembre, tutto bello, tutto bene. E, con Dalcanto in panchina. E, che si era creato un gruppo ancora più forte a livello proprio di coesione rispetto a quello dell'anno prima delle playoff. E, c'era stato un po' di dispiacere perché alcuni ragazzi non sono potuti rimanere, tralasciando Stefan che era andato al Milan. Che lui probabilmente, se fossimo andati su, Sarebbe potuto rimanere per farsi un anno. E lì poi purtroppo è stato l'anno quello dello scandalo calcio scommesse. Noi purtroppo in quella squadra lì c'era Nello Cutolo, avevano preso Raffaele Schiavi, cioè nel senso squadra forte. Certo. Adesso sicuramente dimentico qualcuno, però veramente era una squadra, c'era Ruopolo. Quell'anno poi è successo quello che nessuno si sarebbe mai aspettato, che lì ho visto veramente come sia possibile che un gruppo si sgretoli sotto i tuoi occhi e tu veramente non puoi fare nulla. Ben ti voglio, eravamo in 30, ma veramente tutti giocatori forti. Lì purtroppo è stato quell'anno che tutti sappiamo. Io mi ricordo che in certe partite, quell'anno lì poi è successo anche tra le altre cose di Mario Morosini, quindi è stato veramente un anno, posso dirlo, di merda, perché tra calcio scommesse, la scomparsa di Pier Mario, cioè è stato veramente una cosa allucinante. E io per primo, perché poi alla fine era già il 3 anni che eravamo lì, quindi era uno dei più vecchi. Ti vivi la quotidianità con i tuoi compagni, che ci stai. Prima era anche diverso perché tu veramente con i tuoi compagni di squadra stavi insieme tutto il giorno. Tu stavi veramente dalla mattina alla sera, vivevi in simbiosi con tanti tuoi compagni di squadra. E lì capita che incominciano a
a uscire le prime voci, le prime, incominciavi a leggere i giornali. Poi quindi ci sono anche dei malumori, ovviamente. Sai, quando... Cioè, io poi anche negli anni successivi ho avuto la sfortuna di avere dei compagni che erano mischiati nel calcio scommesse. Però quando tu in un gruppo, soprattutto di 11, non mi è mai piaciuto dire, però gli 11 titolari, e tu ne avevi 6-7 che erano implicati nel calcio scommesse, cioè è dura poi andare a giocare con la mente, va bene che quando giochi non pensi a nient'altro, però vai negli stadi, è venduto, cioè non è facile. Certo. E non sto dicendo che questa è la causa, perché poi purtroppo determinate cose sono state riscontrate, quindi no, però chi ha sbagliato ha pagato. Però in quel momento lì uno, tra compagni, uno vede sempre la buona fede, no? Cerca sempre di, non di nascondere, però cerca sempre di fare buon viso a cattivo gioco. E ci sono tante cose che poi uno ha scoperto negli anni. Magari ovviamente non potevi sapere. Tanti uno immaginare. Pensava che potesse essere veramente colpevole, invece poi è stato l'opposto. Chi invece pensavi che era invece certo. Era colpevole. Si è creata veramente una situazione brutta. Poi vabbè, quella tragica giornata di Pier Mario, che noi eravamo, era la partita prima di Pescara in casa. Io mi ricordo che la settimana prima avevamo giocato a Livorno. Io con Mario, quando giocava qui, eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto un periodo anche insieme. Io mi ricordo che Ivo, il nostro vecchio magazziniere, noi avevamo fatto allenamento a Bresseo, noi avevamo giocato l'anticipo e mi aveva dato la, mi fa tre ordini la maglietta di Mario, perché avevamo fatto cambio, che quella ce l'ho a casa appesa. E salgo in macchina, accendo la radio per sentire le partite, e collegamento da Pescara. Cioè, io mi ricordo, dato che avevo un buon rapporto con Anna, la sua ex fidanzata, e ho detto, per sapere, era tutto bloccato, non volevamo partire in quei 4-5 che avevamo più rapporto, andare a Pescara, però era tutto bloccato. E poi è stata una settimana tragica, perché allenamenti non li facevi, avevi sempre il telefono in mano. Poi c'è stato il funerale, che è stata una cosa, guarda, mi viene male solo a pensarci. E quindi ti dico, è stata veramente una settimana brutta, che poi si è conclusa con la partita col Pescara, che è stata, penso, forse è stata la peggior partita mai fatta qui a Padova. È stata veramente... E anche, immagino, surrealissima. Sì, perché io sono sincero, il mister dal canto ci aveva chiesto più di qualcuno se uno se la sentiva di giocare. Certo. Avevamo chiesto, se non erro, ma anche di poterla spostare, perché abbiamo giocato il sabato, noi non mi ricordo se il venerdì mattina o il giovedì eravamo al funerale, cioè era una cosa veramente... Però non ci hanno dato l'ok e... Però, calcio è un'altra, cioè il campo è un'altra cosa, però... Sì, sì. E poi quell'anno lì dovevamo fare macelli del campionato e non abbiamo neanche fatto neanche i playoff. Cioè è stato veramente un anno... Ecco, quello, se uno mi dovesse chiedere, quello è veramente l'anno dove, se potessi tornare indietro e cancellarlo e rifarlo, quello è l'anno veramente che avrei voluto cancellare nella mia carriera. Quindi cambiamo la maglia. No, mi dispiace, perché secondo me erano anche forse le maglie più belle di CSR. Le maglie più belle che abbiamo avuto. Aveva anche questa, lo scudo. Mi piaceva tantissimo. E quella gialla era bella, e poi avevamo una nera, che non so forse se è questa qua, qui, sì, secondo me. Forse sì, anche questa. Eccolo qua. Anche questa è molto Penso bella. Che sia questa, sì, sì, che mi piacevano tutte. Però sì. Vedi, a volte le maglie quelle più belle non sono, sono di buon auspicio. E poi arriviamo a questa maglia, con in panchina c'era Pea. Sì. E questa maglia comunque molto bella esteticamente, nel senso che richiama molto alle maglie di una volta, lo scudo molto, sì, molto grande, e anche i laccetti erano comodi. C'era un po' scomodo se la stoppavi un po' sopra il petto, che ti rimanevano i segni, però anche questa secondo me era stata una gran bella maglia. E la stagione, un ricordo della stagione, un breve ricordo di quella... Ma è stato, secondo me, quello è stato, come sempre, un bell'anno a diverse fasi, nel senso che anche lì abbiamo purtroppo
E lì forse in maniera un po' più inaspettata c'è stato un cambio di allenatore con Pea, sì. E poi è stato richiamato e avevamo avuto nel frattempo che Colomba, sì. Con il quale veramente ho un ottimo rapporto e ho dei ricordi bellissimi perché è veramente una persona eccezionale. Io veramente ho con Colomba ho avuto la possibilità di averlo come allenatore e ricordo veramente una persona di cuore, proprio una bella persona. Mi è dispiaciuto che non sia rimasto, anche se in quel breve periodo che è rimasto sono state fatte belle partite perché avevamo vinto il derby a Verona contro l'Hellas, avevamo vinto un altro derby in casa e poi vabbè, è stato un periodo, poi è stato richiamato Pea, con il quale siamo salvati con 4 giornate d'anticipo e sono convinto che quell'anno lì, se non ci fosse stato il cambio, avremmo potuto fare i playoff perché era un gruppo giovane, tanto giovane ma con tanta qualità, perché per citare qualche ragazzo, c'era Babacar, c'era il nostro Raimondi, c'era Nello Cutolo, Farias, c'era Granocce, De Vitis, Viviani, Cionic che poi ha fatto la carriera che ha fatto, quindi c'era Rispoli, Renzetti c'era sempre perché che era immancabile e quindi è stato un peccato, Ciano, è stato un peccato. Poi c'era Jelinic che è tornato quest'anno, c'era Lazarevic, era una bella squadra. Una bella squadra anche quella. Dispiace, però in quella breve finestra ho veramente conosciuto un allenatore. E una persona? Più che sì, proprio una persona, una bella persona. Questa invece è la maglia, la tua ultima sì. Maglia da calciatore sì. Nel Padova, che poi è stato un peccato perché insomma... Sì, ho concluso in bellezza questa retrocessione, proprio bello. Avete fatto bene. Ho scelto l'anno giusto per smettere. No, mi dispiace di non avere quella della promozione dell'anno prima, che quello, brevissima parentesi, è stato un anno meraviglioso perché avevamo l'obbligo morale da parte della società, da parte della città, da parte dei tifosi di vincere il campionato, quindi non c'era neanche tanta pressione. Siamo riusciti però a vincere e quello è stato l'anno dove a mio avviso c'è stato il gruppo migliore che ho avuto io da giocatore nel Padova, perché lì è stato fatto, secondo me, Giorgio Zamuner aveva fatto una squadra eccezionale, nel senso non avevamo la rosa che possiamo avere quest'anno, potevamo avere l'anno scorso e c'era una rosa più ridotta, però ha preso tutti dei giocatori che come me era gli ultimi anni, poi mi ricordo Bellinghieri, Salviato, Pinzi che aveva fatto una carriera allucinante, poi c'erano dei ragazzi che forti ma che non hanno mai avuto la possibilità di vincere il campionato tipo Marco Guidone, poi c'era Cappello che era esploso, Daniel Cappelletti che ci avevo giocato quando c'aveva 19 anni, e Sergio Contessa, poi c'erano dei giovani secondo me fortissimi, che c'era Luca Ravanelli che tuttora gioca a Cremona, e è stato un anno veramente bello, avevamo il mister che rispecchiava la squadra, poca diciamo qualità ma ignoranza tantissima e noi quella è stata secondo me la nostra arma, il nostro segreto per che abbiamo vinto il campionato. L'anno dopo è successo che anche lì eravamo partiti bene. Partì molto bene. Perché avevamo vinto. No, avevamo pareggiato la prima in casa e a Verona con l'Hellas. Poi abbiamo vinto in casa col Venezia. Esatto. E poi pian pianino abbiamo cominciato a perdere qualcosina. Anche lì sono state, a mio avviso, fatte scelte sbagliate durante l'anno nel cambiare troppo e spesso allenatore. E, anche lì io sono convinto che se ci fosse stato Bigioli tutto l'anno, non dico che ci saremmo salvati,
però saremmo arrivati fino all'ultima giornata a giocarsi o la salvezza diretta o i play-out. Questa è una mia personalissima opinione, però io vivendo da dentro, poi era l'ottavo anno, settimo anno che giocavo, quindi un po' le dinamiche le conoscevo. Però uno le scelte le fa sempre perché pensa e cerca di fare il bene della squadra. Purtroppo quell'anno lì è successe mille cose ed è andata male e poi ho smesso quell'anno, quindi proprio un anno. Tra l'altro in tutti gli anni che hai giocato non hai mai cambiato allenatore durante la stagione? Quell'anno lì è stato veramente Bisoli, Foscarini, Bisoli, sì, perché è ritornato poi. Centurioni, quattro la prima volta, onestamente, okay. A Padova. Okay. E ti dico che sì, è stato... Beh, aspetta, non è colpa degli allenatori, campo ci avevamo noi, certo. Quindi colpa la nostra, assolutamente. Però sai, tutti questi cambiamenti... Però quando arrivi magari al quarto allenatore, anche tu, cioè anche il giocatore è un attimo in difficoltà perché dice cavoli, con tre cambi magari non riusciamo a ingranare o non... Sì, no, più che altro quelle poche certezze che uno aveva le svaniscono subito, però io poi non contento ogni tanto mi andavo a rivedere delle partite, quindi abbiamo fatto pochi danni noi in campo, cioè nulla okay. A togliere a noi, assolutamente. Peccato perché, come ti dicevo prima, tu fai tanto, hai fatto un anno meraviglioso dove hai vinto un campionato, avevi creato un gruppo meraviglioso e poi l'anno dopo mandi tutto a quel paese, in neanche un anno, perché poi quell'anno lì, già quando mancavano 6-7 partite, c'era sempre un minimo di speranza, però se uno era realista, vedeva, basta guardare la classifica. Che poi si era provato anche col mercato Vabbè, a gennaio avevano fatto un mercato esatto. No, ho preso dei giocatori forti di categoria, però... Sì, ma la cosa che poi non sai spiegarti, no, questo non squadrone, sì, perché? A volte in quella situazione lì poteva venire chiunque, ma forse il destino era segnato, non lo so. Anche perché quell'anno lì mi ricordo che poi la società con Bonetto avevano fatto, sforzi importanti a livello economico, quindi uno, come ti dicevo prima, le ha provate tutte e non c'è riuscito. E quando a volte non si sa mai, non hai mai la controprova che se non cambiavi tanto, certo. Capito? Uno quando fa qualcosa lo fa sempre per il bene, cerca di migliorare la situazione, purtroppo quell'anno non ci siamo riusciti. Alla fine comunque Trevor, con tutti questi anni, queste gioie e dolori, hai deciso di rimanere nel Padova, sì. E a Padova soprattutto. Sì. Beh, io ho avuto la fortuna, perché veramente è una fortuna, che l'anno quello che ho smesso ho avuto la proposta da parte del direttore di Sogliano, sì, fortunatamente, di rimanere all'interno della società. E io ho accettato subito, anche perché avevo un'età che ormai avrei potuto, secondo me, fare un altro anno, però non aveva senso. E ho preferito iniziare subito questa esperienza, perché poi quando uno gioca pochissime volte ha già le idee, tra virgolette, chiare su cosa fare nel futuro. E mi ha sempre un po' affascinato la figura del dirigente, del direttore, non so neanch'io bene, al di fuori fuori del calcio, però è rimanere nell'ambito dove io ci sono nato e cresciuto, perché anche mio papà giocava a calcio, mio papà è responsabile dell'Udinese, del settore giovanile, quindi sono nato in uno spogliatoio, quindi... Però dalla parte sempre quelle scarpe da calcio. Quando smetti uno può avere, sì, io vorrei fare l'allenatore, il direttore sportivo, però alla fine uno deve provare per vedere soprattutto prima cosa se uno è in grado di farlo, perché anche io vorrei fare tante cose, ma poi se non sei capace non puoi farlo. Quindi è iniziato questo percorso, c'è il direttore Sogliano, poi c'è Fabio Gatti che è il suo braccio destro, e poi ci sono io che quello che ce l'ho a fare faccio, nel senso, no, è vero, perché ho voglia di fare tante cose, però devo ancora capire se sono pronto per fare tante cose. Mi piace sicuramente molto di più la parte quella prettamente legata al campo, quindi proprio la parte quella di calcio giocato,
e quindi sto facendo anche il corso da direttore sportivo, quindi mi voglio capire cosa si può fare, soprattutto cosa anche poi mi danno la possibilità di fare, nel senso, perché io vorrei fare tante cose, ma poi giustamente se non ti dicono, se non ti danno la possibilità, e quindi io sono ben aperto a tutto e logicamente dipenderà tanto anche dalle sorti di quest'anno, perché adesso è arrivata la settimana quella delicata, quella che si avvicina alla partita. Sappiamo tutti com'è andata, sai, ce l'hai ancora qui perché ce la siamo visti veramente scippare dalle mani, e quindi c'è voglia di rivalsa e dobbiamo riprendersi quello che abbiamo perso nell'ultimo periodo. Ti faccio una domandina, che effetto fa vedere una partita dove tu non giochi? Non da calciatore. La prima partita che hai visto. Come ti capita nella carriera, tante volte uno stai in panchina, stai lì sereno, guardi, e se ti chiamano in causa, bene. Dall'altra parte è totalmente diverso, perché a me capita, quando giochiamo in casa, di stare in panchina e quindi sono lì. E quindi la vivi in maniera diversa. C'è molta, non pensavo, sono sincero, ma molta più tensione. Perché comunque non puoi andare in campo. Non puoi far nulla, quindi... sei lì inerme, se non cercare di dare qualche consiglio, urlare, insultare qualcuno, perché ogni tanto c'è uno a giocare, quindi poi sono sempre stato un abbastanza vivace, mettiamolo con questo termine, in campo, quindi cioè, non è semplice. Peggio ancora è guardarcela dalla tribuna. Peggio è proprio, non pensavo, ma quando la guardi in tribuna dall'alto... Se si vorresti fare qualcosa. Poi si fa qualcosa, se uno fuma si fa tre pacchetti in una partita, cioè, è una roba impressionante. Cioè, io vedo gente che fuma veramente, che si mette a fumare. Però è tosta. Vabbè dai, speriamo che comunque la tua carriera all'interno del calcio padano possa continuare. Ah, quello io me l'auguro, perché poi... Per molte stagioni. Sì, ripeto, io veramente sono legatissimo, perché poi ho fatto veramente tanti anni qua a Padova. Sì. Ho fatti gli anni belli, gli anni brutti, li ho vissuti, ho cambiato penso tutti i presidenti, tutti gli allenatori, i compagni di squadra, tutti quanti ne ho cambiati, quindi conosco la piazza, mi sento parte di questa società, perché ho avuto un'esperienza prima da calciatore e adesso spero di poter continuare con questa esperienza e crescere e fare quello che sono portato, che scoprirò. Secondo te il gruppo di quest'anno è alla pari, si può paragonare a quello che prima hai nominato di Bisoli? Sì, ti dico, è un gruppo sano, è un gruppo fatto poi di... che adesso, perché anche questa è una difficoltà, nel senso, prima quando giocavi lo spogliatoio lo vivevi da calciatore, no? Io ho avuto la fortuna che da quando ho smesso, quando ho iniziato questo nuovo ruolo, avevo tanti ragazzi con i quali ci ho giocato. C'era Matteo Mandorlini, c'era Cherubin, Capelli, Merelli, Marcandella, tanti ragazzi. Quindi cioè, ti vedono non più come un tuo compagno, cioè loro sì, però quelli nuovi non sanno che ero tra virgolette un idiota prima, che fino a 2 mesi fa ci scherzava insieme tutto. Quindi non è stato proprio facile, anche perché tu dopo adesso non sei più un calciatore, quindi è un altro ruolo, quindi ti devi porre in una maniera diversa. Ci deve essere una distinzione, certo. Giustamente. Poi, e quindi anch'io ho avuto, non dico difficoltà, però sai, prima l'approcciavo in maniera diversa, adesso logicamente hai un altro ruolo. Quest'anno invece ho avuto la fortuna di conoscere dei ragazzi veramente bravi, e poi una cosa importante che veramente io ho visto, tutti gli elementi si impegnano come non mai, è veramente un gruppo sano, forte, e quello che ti fa ancora più arrabbiare è che ti devi andare a giocare ai playoff perché hai fatto mezzo passo falso e l'hai pagato a carissimo prezzo. Però è anche vero che è un gruppo mentalmente forte che ha reagito. Adesso abbiamo avuto, secondo me, la sfortuna di essere per 21 giorni, fermi. 25 giorni fermi, e gli altri giocavano, però ci sono sempre allenati bene, con grande voglia, anche perché bisogna prendersi una cosa che ce l'avevi lì.
e ti è passata davanti, e quindi già da oggi che è stata la ripresa, già le facce sono un po' cambiate rispetto alla settimana scorsa, perché come dicevo prima, la settimana della partita ti comincia un attimino a salire nervoso, l'ignoranza è quella giusta, e quindi bene. Incrociamo le dita. E via, e si va, adesso aspettiamo giovedì mattina per vedere contro chi giochiamo e avanti. Bene, allora noi Trevor ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Crepi, grazie. Per la tua carriera e per tutto, insomma. E grazie di essere stato qui con noi. È stato un piacere, grazie. Bene, Ilaria, abbiamo finito con Trevor, andiamo a fare un'intervista. No, oggi niente, nessuna intervista, perché come hai visto abbiamo un po' tirato per le lunghe con Trevor, sì. Non ha avuto tanto da raccontarci. Belle cose anche. Bellissime, emozionanti, anche un po' tristi in certi punti per Pier Mario, no? Tutti sappiamo. Quindi io direi che le faremo poi nelle prossime puntate per testare appunto il polso della gente di Padova. Perfetto, alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao.